Bene, buongiorno a tutti. Vi sto parlando dalla macchina mentre mi sto recando a Vigevano come programmato. Vediamo se riesco a farvi vedere un po' di panorama. Sì, come già detto stamattina, il tempo qui è stupendo, c'è un sole ottimo, abbiamo 24 gradi. Io sono partito da Abbiategrasso adesso, quindi prevedo di arrivare a Vigevano verso le 4 e un quarto, 4 e 20 più o meno. E quindi poi tornerò in diretta per farvi vedere subito l'ingresso in Piazza Ducale, dalla quale vi darò alcuni cenni sulla piazza, sulla città di Vigevano, eccetera, e poi cominceremo a intervistare anche i vari attivisti del meetup Amici di Beppe Grillo di Vigevano e della Lomellina, e intervisteremo, se ne troveremo disponibili, anche delle persone, dei cittadini di Vigevano che vorranno esprimersi sul discorso dell'IMU o su quello che vorranno. Lasceremo ovviamente massima libertà ai cittadini di dire quello che vorranno. Bene, quindi diciamo che mi sono collegato solo per dirvi che appunto l'arrivo previsto a Vigevano è verso le 16:15, 16:20, e quindi la diretta comincerà in quel momento. Quindi, nel frattempo approfittiamo del fatto che il comizio che c'è in corso in questo momento, che cominciava alle 15 in Sicilia da parte di Beppe Grillo e dei candidati alle elezioni regionali, nel frattempo finirà e quindi potremo anche sperare che una parte, degli ascoltatori che stavano vedendo quell'evento, sicuramente di portata molto maggiore e importante, critica, cruciale per il futuro di questo paese, poi potranno anche decidere di trasferirsi su questo canale per vedere questo altro evento, sempre interessante dal punto di vista politico, ma ovviamente di portata meno, come potremmo dire, meno esplosiva, meno vulcanica, ecco, rispetto a quello che si sta vivendo in questo momento in Sicilia, dove io, sottolineo, andrò a cominciare da domani. Ecco, io domani, sarò in Sicilia e riprenderò a fare le dirette dei vari comizi. Cosa dire di altro? Sì, approfitto per dire anche un'altra cosa molto importante. Oggi ho fatto delle prime prove tecniche per gestire una trasmissione, tipo televisiva praticamente, usando i computer, attraverso YouTube. Quindi, già nelle giornate di sabato e domenica, in cui in effetti c'è silenzio elettorale, probabilmente sfrutteremo questi 2 giorni per fare ulteriori prove, anche per fare prove di collegamento con le varie persone, sparse per tutta la Sicilia. Quindi, per chi vorrà cominciare a collegarsi, tra sabato e domenica, non sono in grado in questo momento di darvi un orario. Vi prego di guardare sul mio profilo Facebook oppure qui su questo canale Ustream, per avere degli aggiornamenti. Comunque, sicuramente tra sabato e domenica faremo delle prove. Per chi è interessato a questo tipo di cose, anche dal punto di vista puramente tecnico, oltre che politico, sarà interessante vedere perché, guardate, oggi ho fatto delle prove e sono veramente entusiasta del risultato. Si possono gestire delle trasmissioni, con un taglio quasi professionale. Non è che a noi interessa molto questo, interessa più il contenuto, però se anche l'occhio ha un minimo di come si può dire, cioè riesce a vedere qualcosa di gradevole, nella gestione delle immagini, si possono mettere dei titoli e soprattutto la cosa più importante, si possono fare dei collegamenti con delle persone che si sentono in audio e in video, da qualunque posto esse si trovino. Quindi, che cosa dire? Ah, a proposito, se ci sono in ascolto oppure vedranno questo video degli attivisti 5 Stelle della Sicilia che sono interessati a prendere parte sia alle prove di sabato e domenica e poi ancora di più alla diretta, alla mega diretta Fiume di lunedì, ecco, in questo caso chiederei a queste persone di mettersi in contatto con me, magari con un messaggio sul mio profilo Facebook, che è Salvo Notav Mandarà, per darmi la loro disponibilità eventualmente a questo tipo di collegamento. Anticipo che per poter fare questo è necessario avere Google Plus, sia da un computer, nel caso in cui le persone interessate siano a casa o comunque abbiano un computer, oppure con cellulari smart che possono essere sia della famiglia iPhone che della famiglia Android. Quindi, per chi degli attivisti 5 Stelle siciliani fosse interessato ad entrare in questa trasmissione Fiume che faremo lunedì, ma anche nelle prove che faremo tra sabato e domenica, ecco, vi prego di cominciare a dirmelo via messaggi privati o anche sulla bacheca, tanto non c'è nulla di segreto, del mio profilo Facebook Salvo Notav Mandarà,
accertandosi di avere per tempo un account Google Plus installato. E con questo riusciremo a collegarci e a fornire un servizio a tutti coloro che ci guarderanno. Ultima informazione, sempre dal punto di vista tecnico, ovviamente questo tipo di trasmissione non avverrà sul canale Ustream che state vedendo adesso, ma avverrà su un canale YouTube che vi comunicherò durante le prove di sabato e domenica. Quindi comunque questo canale Ustream sarà attivo e periodicamente vi ripeteremo il canale YouTube dal quale sarà possibile assistere alle dirette di sabato e domenica come prove, diciamo, e di lunedì come diretta vera e propria, perché ovviamente dovremo riuscire a trasferire quante più persone possibile da questo canale Ustream, che comunque rimarrà attivo, al canale YouTube per godere della trasmissione con le immagini da parte di tutti gli attivisti, eccetera, mentre su Ustream ovviamente ci sarà una sola telecamera collegata. Bene, spero di essere stato chiaro e di non avervi annoiato. Io, come dicevo all'inizio, sono in viaggio verso Vigevano, dove arriverò verso le 16:20 circa, 16:15, 16:20, e da lì poi comincerò una diretta dalla piazza, da Piazza Ducale, insieme agli attivisti del Meetup, amici di Beppe Grillo, di Vigevano e della Lomellina. Allora, per il momento è tutto, chiudo la trasmissione qui, ci vediamo fra circa un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, su questo canale. Grazie, a dopo!